la scarsa conoscenza, in questo caso dei RAE, da parte dei cittadini, come emerge dall'indagine, e l'idea dell'economia circolare che dovrebbe, insomma, affermarsi in Ma questi io anni. penso sia comprensibile che i cittadini sappiano ancora poco dei RAE. RAE è una sigla esoterica. Se non facciamo capire che dietro i RAE ci sono oggetti che tutti abbiamo in casa, dai boiler elettrici alle lavatrici, ai computer, ai televisori e tanti altri, è difficile per il cittadino fare il collegamento. Mi sembra invece interessante che dall'inchiesta emergano due elementi. Uno, diciamo, la percezione chiara che c'è una responsabilità dei cittadini, questo è il lavoro fatto da Ipsos in questa direzione è interessante. Due, c'è una responsabilità paritaria praticamente da parte delle istituzioni. E poi c'è anche una responsabilità ovviamente dei commercianti e dei produttori. Lì è importante che si diffonda, oltre alla pratica uno contro uno, che è la pratica, diciamo, di poter lasciare il proprio vecchio elettrodomestico, il proprio vecchio computer quando se ne acquista uno nuovo, anche l'uno contro zero, cioè l'obbligo per chi ha grandi esercizi sopra i 400 metri quadri oppure la volontarietà per chi è al di sotto dei 400 metri quadri di raccogliere anche quando non c'è un acquisto in parallelo di un elettrodomestico, di un computer, di un televisore. E poi sono due temi che incrociano questa questione. Uno, il recupero dei materiali, l'economia circolare. Non è solo un problema di pericolo per l'ambiente, è un problema di opportunità. Tanti di questi materiali possono essere riutilizzati, vale per materiali di uso comune, vale per materiali particolarmente preziosi, come sono per esempio le terre rare. Le terre rare, come dice il nome, sono dei minerali che sono strategici in tanti settori, dall'elettronica alle fonti rinnovabili e sono molto poco diffusi nel pianeta. La Cina ne ha sul proprio territorio e ne sta facendo in parte incetta in Africa. Noi non abbiamo giacimenti di terre rare, però siamo abituati come italiani a usarle poco, quando noi siamo abituati alla scarsità come paese, e recuperarli è molto essenziale. L'altro elemento è un elemento che è stato enfatizzato anche in un lavoro presentato ieri da Ipsos e Comieco sul Centro Civico a Milano, da cui risulta che proprio le raccolte differenziate. Io ricordo anche analisi di questo tipo fatte anche dalla Fondazione Simbola, che presiedo, le raccolte differenziate sono un formidabile indicatore del senso civico. Cioè, se c'è una cosa che misura, diciamo, la propensione dei cittadini a fare atti concreti che favoriscono il bene comune, queste sono le raccolte differenziate. E la disponibilità dei cittadini a partecipare alle raccolte differenziate, ovviamente quando ci sono amministrazioni che le organizzano e fanno capire che è una cosa utile, è una misura del serbatoio, se vogliamo, di civiltà, di partecipazione che l'Italia può mettere in campo. Ecco, un'ultima cosa per approfondire un po' la questione. Come si concilia tutto questo discorso con la situazione un po' di Roma, che è dal punto di vista dei rifiuti, quindi ovviamente non solo dei RAE, ma della raccolta differenziata, Beh, io non soprattutto è direi un po' messa che male? Roma è un punto di riferimento per la Certo. buona organizzazione della raccolta differenziata, Sì. diciamo. Ovviamente non è un problema recente, ma non è migliorato con la nuova giunta, è un problema antico, non è un caso se Milano, ad esempio, è assieme a Vienna, la prima città europea per raccolta differenziata nei comuni sopra il milione di abitanti e Roma non è certa in quella posizione. Quindi non c'è molta speranza per i No, la cittadini speranza romani, c'è, non bisogna però che dipende. l'amministrazione funzioni e che informi bene i cittadini sul da farsi. Ancora oggi, se vedo sotto casa mia, siamo pieni Messi male. di cassonetti per la carta che hanno rifiuti indifferenziati. È chiaro che quella carta poi andrà buttata. Ok, però questo non dipende forse soltanto dai cittadini, Dipende da dipende dal tutti e fatto che magari non due. vengono svuotati Cioè, anche è i un po' come cassonetti. l'indagine che viene oggi, dipende sicuramente dal senso civico dei cittadini, però il senso civico dei cittadini dipende da quanto un'amministrazione organizza bene le cose e le comunica anche bene.
Una volta si diceva che le raccolte differenziate non erano cosa da italiani che erano più adatti ai paesi del nord Europa. E poi si è visto. Ecco, sì. Ecco, perfetto. Dire. E poi si è visto che non è così. Certo. Vale per Milano. Niente. Vale per tanti posti d'Italia dove abbiamo livelli di raccolta differenziata straordinari. In provincia di Treviso abbiamo 100 comuni che sono sopra l'80% di raccolta differenziata. Poi si è detto sì, ma può funzionare al nord, al centro forse, ma non al sud. E non è così, allora. Nel senso, come abbiamo visto, al sud da tanto tempo comuni in Campania, per esempio, che nel disastro avevano raccolte differenziate altissime. Io ricordo la Pollica di Angelo Vassallo che da 10 anni aveva un livello di raccolta differenziata sopra il 70%, e se uno va a vedere i capoluoghi di provincia, quelli che hanno le migliori raccolte differenziate sono comuni, cioè fra quelli che hanno le migliori raccolte differenziate c'è anche Salerno, oltre a Parma, oltre a Verbania, oltre a Treviso, oltre ad altri comuni che sono in questa direzione. Quindi non è un problema, diciamo, di latitudine. Il senso civico sicuramente è più diffuso in alcune aree del paese, ma è presente in tutta Italia. È un problema di affidabilità delle amministrazioni e di comunicazione ai cittadini.